impianto pneumatico di un mezzo pesante. Ti consiglio di fare molta attenzione perché può sembrare complicato. Negli anni di insegnamento ho sempre avuto allievi preoccupati, io stesso sono stato preoccupato di questo argomento. Questo argomento invece è più semplice di quello che sembra. È difficile da studiare sul libro, è molto più facile da apprendere guardando le immagini e facendo due cose, seguendo una bella lezione di teoria o, perché no, in questo caso una video lezione. Iniziamo a vedere le due parti fondamentali dell'impianto pneumatico di un mezzo pesante. Per capirci, tutti i veicoli sopra le 3 tonnellate e mezzo hanno un impianto frenante pneumatico, o meglio, non un impianto frenante pneumatico, un impianto pneumatico, perché devi sapere che con l'aria compressa non si frena e basta, ci sono le sospensioni, ci sono i comandi del cambio, ci sono tantissime cose. Sugli autobus abbiamo anche l'apertura e la chiusura delle bagagliere, delle botole, tantissime cose si fa. Lo stesso sedile viene regolato da sistemi pneumatici. Ecco, quindi partiamo da un presupposto. Ci sono due parti fondamentali. Quello di produzione aria, perché io devo produrla quest'aria in qualche modo, e quello di immissione. Iniziamo la parte della produzione. Il primo organo che ci interessa è il compressore. Che cos'è il compressore? Assomiglia a un motore. In effetti ha un pistone, un albero motore ed è anche lubrificato e raffreddato, mosso dal motore attraverso una cascata di ingranaggi. Aspira aria da un filtro e la invia in un primo tempo a un depuratore che elimina condense, residui d'olio che possono trafilare dalle fasce del pistone, da un essiccatore che evita che l'aria abbia umidità e quindi di conseguenza si congeli. In passato c'era un anticongelatore con del liquido anticongelante e si arriva poi a questo. Questo è l'organo principale dell'impianto produzione aria compressa, si chiama regolatore di pressione. Ne abbiamo già parlato per tante altre cose. Se io comprimo dell'aria o se comprimo un liquido, non posso comprimerlo all'infinito perché poi andrei a far scoppiare qualcosa, come l'esempio che ho già fatto prima, come gonfiare un palloncino all'infinito, prima o poi questo scoppia. Allora, questo regolatore di pressione dice stop. Avrei senz'altro sentito, salendo su un autobus o passando vicino a qualche autocarro, quel sibilo, no? Che si sente ogni tanto. Ecco, quello è proprio lui, è quello di cui ti parlo oggi, è il regolatore di pressione che scarica l'aria quando il serbatoio raggiunge dipende un po' dal mezzo, quelli un po' più anziani lavoravano sulle 8 atmosfere, quelli un po' più nuovi 9,5, 10, la pressione è quella, ecco, intorno alle 10 atmosfere, 9,5, 10. Allora, gli organi principali del regolatore di pressione sono tre valvole. Questa, che si chiama valvola di mandata e non ritorno, un po' come quella dei pneumatici dei veicoli, fa entrare l'aria e non la fa tornare indietro. Quella di scarico, che capta la pressione del serbatoio e fa scaricare l'aria nel compressore. In questa situazione il compressore continua a lavorare a vuoto, cioè comprime in teoria aria, ma questa esce all'esterno. E poi abbiamo una valvola di sicurezza che in questa immagine non è raffigurata. Qualora si rompesse il meccanismo, questa valvola di sicurezza, diciamo, scarica automaticamente l'aria, detta rata a un bar in più, quindi non 9,5, 10 e mezzo. Alle volte la stessa valvola di scarico viene aperta direttamente dall'aria quando supera, diciamo, i 10 e mezzo, e invece quando è dentro i 9 e mezzo viene spinta da questo puntale. Vediamo l'animazione. Il compressore fa
salire la pressione, come vedi dal manometro. Quando la pressione arriva intorno ai 10 bar, questa molla tarata, la pressione dell'aria vince la forza di questa molla tarata e scarica. Dopodiché, quando il serbatoio è di nuovo, diciamo, è scesa di nuovo la pressione, si richiude. Riguardiamolo un attimo. Ecco, raggiungiamo i 9 bar barra 10, ecco, dicevo, raggiungiamo i 9 bar e mezzo 10, si apre questa valvola di scarico, ok? Ecco, lo riguardiamo un attimo, avete visto? Ecco, poi quando consumando, frenando, c'è di nuovo, diciamo, la pressione bassa, allora si richiude la valvola di scarico e l'aria esce attraverso questo, che noi lo chiamiamo puntale forato. Ecco, un'altra cosa importante per il futuro, che differenza c'è tra una valvola pneumatica e, faccio un esempio, terra terra, un rubinetto dell'acqua? Sono tutte e due valvole. Il rubinetto che hai in casa nel lavandino ha l'acqua in pressione, lo apri e fa uscire l'acqua. L'impianto pneumatico fa la stessa cosa, cioè fa passare l'aria, però l'aria, per esempio quello che va ai freni, una volta che ha fatto il suo lavoro deve andarsene via, e quindi c'è sempre una valvola di mandata e una di scarico, questo devi ricordartelo. Vediamo poi nel dettaglio quanti serbatoi ci sono in un mezzo pesante. Ecco, qui vengono esemplificati 3 serbatoi principali, alle volte ce n'è anche 4, alle volte anche di più, guardiamoceli insieme. Allora, il primo serbatoio serve a, come vedete qua nello schema, a mandare l'aria agli elementi frenanti dell'asse anteriore, il primo serbatoio, e con una deviazione, lo vedremo poi più avanti, va al servo deviatore modulato. Gli altri serbatoi, il 2 e il 3, sono serbatoio dell'asse posteriore, vedete? Ecco, e mi soffermo un attimo sul serbatoio dell'asse posteriore, perché secondo voi c'è un serbatoio per l'asse anteriore e uno per l'asse posteriore? Perché la legge impone a tutti gli autoveicoli, quindi non parliamo solo di mezzi pesanti, anche un'autovettura, anche se hai la macchina, la tua macchina, ecco, ha il sistema frenante sdoppiato, indipendente, così se c'è la varia su un asse, l'altro asse continua a funzionare. Questo non è solo una questione tecnica e logica, ma è proprio imposta dalla legge. Passiamo al terzo serbatoio, che viene definito freni a molla e rimorchio. Ne parliamo più avanti dei freni a molla. Così come la legge impone che il freno di servizio sia a doppio circuito, altrettanto vero che la legge impone che la frenatura di stazionamento non sia né idraulica né pneumatica, ma rigorosamente meccanica. Un mezzo pesante non ha il cavetto come l'automobile per frenare, ma ha delle molle che sono molto più sicure. Questo ormai da più di 40 anni questo principio vale, e questo serbatoio, vedremo più in là come, comanda queste molle dei freni a molla, del freno di stazionamento, tramite il cosiddetto manettino, e comanda anche, va a caricare, vedremo, il serbatoio dell'ausiliario del rimorchio. Esiste poi, te lo dico per la tua curiosità, oltre a questi 3 serbatoi, un quarto serbatoio, ma non è detto che sia un quarto, ce ne può essere anche un quinto, un sesto, che è per i servizi ausiliari, che sono le sospensioni pneumatiche, il comando del freno motore, il comando del cambio, il sedile del conducente, tantissime altre cose. Passando oltre, iniziamo adesso a parlare dell'impianto di immissione, ragazzi, immissione. Ecco, il primo organo che vorrei magari farvi vedere un po' più da vicino è il duplex. Questa
frase duplex così curiosa, cosa significa? Il duplex è una valvola doppia, ecco il perché viene definita duplex. Questo è il pedale del freno, questo è un bilanciere. Qual è il problema? Noi per frenare, come sull'autovettura, anche sul mezzo pesante, usiamo solo un piede. Noi con un piede dobbiamo azionare due valvole. L'unico modo per fare questo è avere un bilanciere che comanda in contemporanea due valvole. Ciascuna valvola di questo sistema è, diciamo, dotata di tre parti. Una valvola che qua per semplicità non viene, diciamo, raffigurata, di pre-immissione, una valvola di immissione e, come accennato poco fa, una valvola di scarico. Ce lo guardiamo insieme come funziona. Nel momento che io decido di frenare, anzitutto il duplex ha già dai suoi bravi serbatoi ass anteriore ass posteriore l'aria pronta a 9 bar e mezzo. Inizio a schiacciare il pedale e nel momento, ecco, che schiaccio il pedale, l'aria dal serbatoio va agli elementi frenanti in questa maniera, come puoi notare. Ok? Questo cos'è questo? Lo vediamo più avanti. Queste sono le ganasce di un freno a tamburo. Quindi queste ganasce si allargheranno, ecco, vedete? Grazie a queste che vengono definite rotocamere, sono delle camere pneumatiche, molto semplicemente entra l'aria compressa, si spinge uno stantuffo o, nei sistemi più moderni, una membrana in gomma che vince una molla di richiamo e idem all'interno del frenatamburo abbiamo due molle di richiamo, le quali vengono, diciamo, spinte. Nel momento che tolgo il pedale del freno, non faccio altro che far sì, grazie al puntale forato, che io lo paragono sempre a una cannuccia, no? Di una bibita, questo puntale forato praticamente prende, diciamo, l'aria che era dentro le rotocamere e la scarica per differenza di pressione all'esterno. E la nostra frenata è compiuta. Come vedete, con questo sistema si riesce ad avere una frenatura moderata o una frenatura intensa. Tutto grazie a queste molle che compensano, lo riguardiamo un attimo, e bilanciano la frenata. Più carico la molla, più diciamo gestisco la frenata. Se carico poco, io freno finché arrivo a una certa pressione. Se carico di più la molla, di più. Insomma, ragazzi, una genialata. Andiamo avanti. E dopo la frenatura di servizio, tornando alla nostra slide iniziale, andiamo a vedere la frenatura di stazionamento, o meglio, il nostro manettino. Il nostro manettino o distributore a mano, se volevamo usare un termine preciso, funziona in questa maniera. Nel momento che io parto, quando inizio a lavorare col mio autobus, col mio autocarro, non faccio altro che, diciamo, col manettino inviare aria e, diciamo, ecco, lo riguardiamo un attimino per completezza. Abbiamo visto la frenatura di servizio, adesso guardiamo la frenatura di stazionamento. Allora, nella frenatura di stazionamento, cosa succede? Vi è, diciamo, una molla, ecco, tanto per fare un po' di mente locale. Allora, queste sono le ganasce del frenatamburo. Qui c'è il tamburo collegato alla ruota, perché noi insegnanti spesso commettiamo un grave errore.
Pensiamo che gli allievi conoscano la meccanica come noi, invece, cioè, gli allievi spesso e volentieri si occupano di tutt'altra cosa. Ecco, quindi tu immaginati la ruota del mezzo pesante del tuo autocarro, del tuo autobus che gira, queste ganasce che si allargano e dall'interno la frenano, ok? Allora, come fanno a frenarla quando tu lo posteggi, quando arrivi al capolinea, se guidi un autobus o quando arrivi nel deposito se guidi un autotreno? Allora, questa molla che vedi, questa è una molla, poi ti spiego anche cos'è sto bullone, spinge questo puntale contro questo stantuffo e questo stantuffo, come puoi notare dal cuneo, allargherà le ganasce. Adesso te lo faccio vedere. Vedi? Contatto, allarga, 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 allarga. Perché fa questo? Perché io ho scaricato l'aria che mi teneva la molla schiacciata nella direzione opposta. Ti ricordi a inizio lezione cosa ho detto? Ho detto che la frenatura di stazionamento deve essere meccanica, è normale, perché se fosse pneumatica basterebbe un buchino come una capocchia di spillo che dopo un tot di tempo il veicolo rimarrebbe senza freni. Puoi immaginare cosa succederebbe? Catastrofe. Invece in questo modo aria non ce n'è più, la molla spinge lo stantuffo e il veicolo rimane frenato per un minuto, per una settimana, per un mese, per quanto vogliamo noi, ok? Ecco, nel momento in cui invece riparto, prendo servizio, inviando aria, come puoi notare, mando indietro questo, diciamo, stantuffo, questa molla. Questo sistema, montato generalmente sull'asse posteriore, si chiama bielemento frenante. Perché B? Perché è doppio, funziona meccanicamente, io la chiamo camera a molla, e pneumaticamente. Lo vediamo subito. Vedi? Quando tu schiacci il pedale del freno, guardiamolo un po' più rallentato, tu non fai altro che frenare, quindi allargare entrambe, perché ci vuole una frenatura più intensa, entrambi i cunei. Per i più curiosi, in caso di avaria, il veicolo deve essere, diciamo, trainato, supponiamo. Che cosa succede? Succede che io, in questo contesto dove non ho aria, vado ad avvitare sto bullone, tiro meccanicamente la molla e libero il veicolo. Ora andiamo a vedere l'ultima parte di quello che concerne la, chiamiamo il veicolo isolato, la motrice, ok? Ecco, o se vuoi andare a guidare gli auto articolati, il trattore stradale, ok? Quindi l'ultima parte specifica della motrice, anche del rimorchio, se andiamo a vedere, è il modulatore pressione carico. A cosa serve il modulatore pressione carico? Serve a calibrare la frenata in base al carico. Questo è utile non tanto sugli autobus quanto sui veicoli adibiti a trasporto merci. Se pensi che un tre assi vuoto pesa intorno alle 8 tonnellate e a pieno carico può arrivare a 25, la matematica non è un'opinione. Il suo peso triplica. Un autobus 12 metri, due assi, a pieno carico pesa 18 tonnellate, a vuoto ne pesa 12. Quindi, come vedi, la differenza è molto meno rilevante. Un autocarro invece è diverso. Quindi io devo trovare un sistema per avere due tipi di frenata, a vuoto e a pieno carico. Quindi questo sistema posto subito prima delle rotocamere che abbiamo visto prima, dell'asse posteriore, fa sì che in base al carico il veicolo freni di più o di meno. Quindi la sua efficacia la apprezziamo a veicolo vuoto, a veicolo scarico, altrimenti arrivando troppa aria le ruote tenderebbero a bloccarsi. Come funziona questo sistema? È montato sul telaio tramite un'asta diciamo, alla sale. Nel momento che il veicolo viene caricato, quest'asta, cioè il telaio va verso il basso, no? Più il veicolo si carica, più viene schiacciato in basso. Quindi si muove quest'asta fulcro mobile e, come potete vedere dall'immagine, la valvola si apre
sempre di più, quindi più carico, più azione frenante. Con questo, caro allievo, finisce la parte riferita alla motrice. Posso darti un ultimo accenno adesso che mi ricordo sul sistema, diciamo, pneumoidraulico. Ecco, il sistema pneumoidraulico è un sistema adottato sui veicoli di media portata, ed è un mix tra il sistema idraulico utilizzato nei veicoli leggeri e il sistema pneumatico integrale utilizzato sui veicoli pesanti. Inizia l'impianto frenante, come ti ho spiegato oggi, con l'impianto produzione aria, col duplex, con freni a molla, ma termina in maniera idraulica, cioè ci è un convertitore pneumo-idraulico. L'aria spinge una pompa idraulica e quindi da lì il nome pneumo-idraulico. Alla prossima puntata.